Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Io sono Cree e oggi siamo tornati su Pokémon Legend Arceus. Sono venuto qua al campo perché il gioco mi consiglia di parlare con il professore. Sembra che abbia qualche consiglio su come andare avanti con la trama. Io intanto dall'ultimo episodio ho catturato qualche altro Pokémon Alpha, Bibarel, Parasect e Flosserel, che sono dei Pokémon Alpha che sono più deboli di Rapidash e Luxio, però comunque li ho catturati. Chissà mai che tornano utili. Parliamo con il prof. E la Cree, quali nuove mi porti? Come procede la ricerca su Clevor? Male, molto male, non sappiamo cosa fare. Clevor si calmerà mangiando i suoi cibi preferiti, ha detto. Very interesting. Ho bisogno di recarmi al mio studio per mettere in ordine le idee. Mi accompagni, Cree? Ma perché non ci può andare da solo? Devo accompagnarlo io. Ecco, qua appunto si vedono i Pokémon che ho catturato. Come vedete, sono di livello più basso, non sono a livello 40. Però, comunque. Eccoci allo studio del prof. Or dunque, ricapitolando. In base a ciò che Perula e Rafan ti hanno detto, Clevor è in preda alla collera. E quando agitato, è possibile calmarlo offrendogli i suoi due cibi preferiti. Possiamo dedurre che a dargli serenità sia l'aroma o qualche altro elemento prodotto dalla combinazione degli ingredienti. È tipo la strategia per catturare i Pokémon Alpha. Li lanci la polpetta ai funghi. Potremmo seguire lo stesso principio per placare la sua collera attuale, no? Ciò detto, abbiamo un ulteriore problema. La collera di Clevor è così violenta che neppure il capitano che lo accudisce ogni giorno riesce ad avvicinarglisi. Ci sono! Idea geniale! Li lanceremo! Cree, tu sei un prodigio nel lanciare Pokéball. Perché non sfruttare questo talento per lanciare i cibi a Clevor? Non mi convince. Utilizzeremo la stessa tecnica che si usa per costruire le Pokéball, ma al posto dei materiali classici useremo i due cibi prediletti da Clevor. Sarà una Pokéball in grado di donare calma e pace. Potrei chiamarla Calma Sfera. Perché non chiamarla Lavenball invece? Ottima idea! Preferirei di no. Non mi piace l'idea di essere lanciato contro un Pokémon feroce. In ogni caso, contiamo sul Team Perla per i due cibi di cui abbiamo bisogno. Dovresti tornare all'Arena del Colosso e riferire i nostri piani al Team Perla, Cree. Sì, tanto sono io quello che fa avanti e indietro. Oh no, c'è qualcuno che qua vuole parlarci. Guarda, guarda. Per la sede del Team Galassia hanno fatto le cose in grande. D'altronde, se fosse stata una baracca, sai che risate. E là, ho una cosa da dirti. Siccome spiegartelo così è un po' complicato, andiamo lì. Com'è che si chiamava? Ah, la base sull'altura. Oh, teleport. Che bello. Weird. Ho detto Weirdir come stanno le cose. Vuole darci una mano? Gli ho raccontato che stai girando la landa in lungo e largo in cerca di un modo per chiamare Clevor. Interessante la cosa che loro possono parlare con i Pokémon comunque, eh? Weirdir ha riconosciuto il tuo valore, il che significa che ti sei guadagnato un regalo. Cosa? Vai pure, Rizza. Stai per sentire qualcosa di vitale importanza, quindi vedi di aprire bene le orecchie. Sì, è il suono che si sente all'inizio dei giochi di Pokémon Diamante e Perla. Weir! Quello che Rizza ha appena suonato è il flauto Memordei. Si tratta di uno strumento importantissimo, con cui potrei chiamare Weirdir e salirci in groppa.
Si dice che sia un dono del sommo sinno. Ora è tuo, abbine cura. Ah, non farti problemi. Io sono negato a suonarlo. Prova a suonare la stessa melodia. Impara a suonare il flauto in Pokémon. Primo try. Weirdy ha imparato la melodia che ha appena suonato. Ha ricevuto l'Alastramente da Weirdir. Potenzia le mosse psico, lo sappiamo. Suona il flauto Memordei e l'altissimo Weirdir ti porterà dovunque vuoi. Ora la storia principale. Come hanno detto che si sale in groppa a Weirdir? Col più? Eccolo qua. Può anche correre. Vai! Velocissimo! Anche un po' difficile da controllare. Però che bello così. Ci si arriva in 3 secondi. No, dai, sali. Scyther! Oh mamma mia! E che faccio? Me lo perdo lui. Ah, non posso lanciare Pokéball però in groppa a lui. E allora devo scendere. No, abbi pietà. Voglio dire, il Pokémon con le ottero più bello di tutti i tempi, che fai? Non ti fermi a catturarlo? Lo reggerà un attacco, no? Aia però. Non male per un livello 15, eh? Buono. Pokéball. Attraversa l'albero. Non ho ancora catturato tutti i Pokémon di questa zona, perché non ho avuto tempo di esplorarla bene. Ci sono ancora dei Pokémon interessanti da vedere. Dunque, il Team Galassia ha escogitato un metodo per cavalcare Clefor? Eh già. Volete lanciarli contro delle sfere fatte con i suoi cibi preferiti? Che pensata singolare! Perché non ci avete pensato voi? Devo dire che grazie al Team Galassia la tecnologia ha fatto passi da gigante. Lanciare cibo. Tecnologico. Se si tratta di fare un'offerta di cibo a Clefor, potete contare su di me. Diamoci da fare allora. Ehi Rafan! Piano, una cosa alla volta. Come ti avevo promesso, ho portato con me dei fagioli paffuti, uno dei cibi preferiti di Clefor. Se proprio non è possibile che il Team Perla trovi una soluzione in modo indipendente, allora non ci resta che affidarci al Team Galassia. O almeno vorrei che fosse così semplice, continuo a nutrire forti dubbi. Il Team Galassia ha tradizioni e valori talmente diversi dai nostri. Il modo migliore per scoprire se posso fidarmi di te e metterti alla prova. Tu lotti con i Pokémon che hai catturato nelle tue Pokéball, giusto? E io invece ho al mio fianco un Pokémon a cui tengo come un fratello. Se riuscirai a battere me e Glaceon, avrai il mio via libera per occuparti di Clefor. Allora che ne dici? Accetti la mia proposta? Sarà facile. La forza smisurata del mio Glaceon ti farà raggelare il sangue nelle vene. Sicuro. Duet però è danneggiato, non è giusto. Io posso fare un acquaggetto veloce. Rapido. Non veloce. Non attacco due volte? Non dovrei attaccare due volte così. Ok,
Prova di nuovo. Che pigna. No, attacca anche lui due volte. Vabbè, tutto perché ero già danneggiato. Finiamo il lavoro con sta Revia. Attacco rapido. E ciao. Adesso capisco. Le Pokéball sono solamente uno strumento. Avrai pur catturato i Pokémon con cui lotti, ma è evidente che per te sono preziosi compagni. Dillo al Team Plasma. Lascerò che tu ti occupi di Clevor allora. Ma prima fammi rimettere in sesto i tuoi Pokémon. Quindi hai intenzione di creare delle sfere con i suoi cibi preferiti e lanciargliele? In modo che si plachi al contatto con esse. Effettivamente non c'è bisogno di avvicinarsi a Clevor per utilizzare questa vostra invenzione. Invenzione. Una sfera che aiuti a ritrovare la tranquillità. Se dovessi dargli un nome, la chiamerei Sfera Zen. D'accordo. Rimbocchiamoci le maniche e creiamo le Sfere Zen per clamare Clevor. Si sente la voce del professor Laven. No, volevo dargli io il nome! Ecco fatto. Una montagna di Sfere Zen. Speriamo che bastino a calmare Clevor. Ci siamo allora? Io sono pronto per chiamare Clevor, il re delle foreste. Ma come, fuori controllo però risponde al tuo richiamo? Procediamo. Oh beh, forse avrei dovuto almeno salvare. Spero di non sciottarlo. Oh Clevor, re delle foreste. Il tempo delle festività è ancora lontano, ma ti preghiamo di accettare lo stesso queste offerte in tuo onore. Ascolta le nostre preghiere, o re che ti adoperi tra cielo e terra per il nostro bene. Ascolta le nostre parole e mostrati a noi. Quindi non devo farlo di nascosto? Ur! Attacco dall'alto. È velocissimo! Bello! Non vi dispiace se lo catturo anche? Re delle foreste! Ah, quindi non lo posso catturare. Peccato. Posso salvare per caso? No, non posso salvare. Male. Male, 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 male. È stordito. Posso lanciargli la Partner Ball. È lui che mi mostra quanto vale qua. Super efficace. Dai, posso lanciargli una Pokéball. Voglio catturarlo. No, deve essere sconfitto. Vabbè, allora acqua getto. Peccato. Sarà di tipo roccia. Oh, ne ha di vita, eh. Questa battaglia non andrà avanti per le corte, eh. Ah, deve sbattere contro qualcosa, quindi, per stunarsi. E se lo batto con un Pokémon rimane stunnato per più tempo. Idropulse al potente, Flosser fa finta di niente.
E quindi lui ci mena. È solo livello 18, eh. Grazie, Flosarel. Dai. Forza. Vuoi prendermi? Sono qua. No, non sono qua. Ah. Sempre a sbattere contro lo stesso albero. Vabbè, alla fine questa battaglia non è così difficile. È più una questione di pazienza. Cioè, guardate, guardate. Proprio un genio questo Pokémon. Re delle foreste. E continua a picchiare la testa contro l'albero. Dai, Flosarel, finiamola qua. Attacca. Bene. Finiamola qua. Nemmeno il potente Clevor può fare nulla contro di noi. E le nostre sfere di cibo. Questo quindi è il suo aspetto originale. Così sì che si capisce con tipo roccia. Prima era tutto luminoso. Che ne sapevo io? L'astrabaco. Raccogli tutte le lastre finché non incontri Arceus. La luce che scaturiva dal colpo di Clevor è svanita. Oh Clevor, re delle foreste. È forse un segno che la tua collera è cessata? È soddisfatto del pranzo. Che fosse quel misterioso fulmine l'origine della sua forza spaventosa? Può darsi. Questa è l'idea che mi sono fatta sulla faccenda. Qualche giorno fa è caduto uno strano fulmine dallo squarcio spazio-temporale. Dunque deve essere stato quel fulmine a colpire Clevor, scatenando la sua collera. Dallo squarcio spazio-temporale, hai detto? Allora è vero che al di là dello squarcio spazio-temporale risiede il sommo sinno. Quel fulmine deve essere stata opera sua. Dispettoso sommo sinno. Ma quindi, abbiamo forse fatto male a calmare Clevor? Ah, che sciocco sono stato a dar retta al vostro piano. Pensavo di sapere quel che facevo. E invece, non sapevo niente, accidenti. Se il vero sommo sinno veglia su di noi, non mi sembra plausibile che abbia deciso di scatenare Clevor contro i suoi seguaci. Chi ha fatto la cosa giusta? E ciò che ha fatto è importante. Ti ringrazio per aver risolto questa situazione impedendo che i nostri rapporti con il Team Diamante e il Team Galassia si inasprissero. Se dovessi incappare in altri Pokémon presi dalla collera, ti prego di aiutarli. Capisco. E sia, mi avete convinto. Mi scuso per aver perso le staffe. È tutta la mia gratitudine. Tieni un piccolo ringraziamento da parte del Team Perla. È un modo per chiederti scusa di non essermi fidata immediatamente di te. Hai ottenuto 3 baccacedro. Ora che ci penso, anche il Team Diamante aveva detto che aveva problemi simili, con un altro Pokémon. Tutto è bene quel che finisce bene. Però, se devo essere onesto, non mi dispiacerebbe rivedere Clevor in quello stato. A noi no. La sua forza era davvero impressionante. Io voglio solo catturarlo. Devo tornare da Soran. Proprio qua vicino. Ma chi si rivede? Una luce che svanisce in cielo. Ne deduco che hai placato un Pokémon regale.
Oh, ma cosa vedono i miei occhi? Quelle sembrano proprio... delle lastre! Fammele vedere, un istante per favore. Vi è inciso qualcosa. Il luogo ove l'universo nacque, ove l'essere originario ebbe principio. Sembrerebbe parte di un antico mito. Posso domandare dove le ha ottenute? Mi sono state regalate. Oh, quindi le ricevute dopo aver ottenuto l'approvazione di Wyrdir, in seguito placando la collera di Clevor. Fremo dall'eccitazione. Non è altro che una mia congettura, ma credo che le lastre come queste siano sparse per tutta la regione. Raccogliendone tutte e decifrandone le incisioni potremo scoprire le verità nascoste. Straordinario, io vivo per questo. Ma ora ti devo salutare, alla prossima. Una cosa che sto apprezzando molto di questo gioco è che si cambiano molto spesso i Pokémon della squadra. Nel senso, non essendoci tanti allenatori da sfidare, i Pokémon livellano fino a un certo punto, livellano affrontando i selvatici, il che ti dà la possibilità di cambiare spesso i Pokémon con quelli che catturi. Che impresa memorabile! Mi hanno fatto un resoconto dettagliato. Di già, siamo appena tornati. Ha domato la collera di Clevor e riportato pace e sicurezza nella vita di tutti noi. Ti sei battuto con valore per il Team Galassia, benché tu sia uno sconosciuto caduto dal cielo. Meriti il mio rispetto. Tuttavia, è presto per riposare sugli allori. Mi è giunta voce di disordine in altre zone colpite dalla collera dei Pokémon regali. Perciò, continua le tue ricerche sui Pokémon. Mostra al villaggio Giubilo quanto sei prezioso. È tutto, può andare. I tuoi compagni devono essere alla tovaglia di Lino, raggiungili. Ok. Sei sulla bocca di tutti, ragazzo. Se penso che hai affrontato Clevor, ritieniti fortunato se sei ancora tutto intero. Se posso permettermi, Kree era preparato a dovere. Suppongo abbia analizzato con cura le movenze di Clevor durante la lotta. La sua vittoria è dovuta all'impegno costante che ha dimostrato. Amazing! Grazie ai tuoi sforzi, anche la squadra di ricerca potrà dedicarsi alle sue missioni in tutta serenità. E per stare più sereni, perché non provi questa? È una ricetta che ho creato con l'aiuto di Danpei. Palla Orba. Ormai non dobbiamo più preoccuparci di venire aggrediti da Clevor. È il momento ideale per analizzare Pokémon della Landa Ossidiana. Si ritorna alla solita routine? Certo che al salone acconciature del Team Galassia sono un passo avanti. Tanto di cappello. No, non mi dire! Tu sei Kree! Lei somiglia tanto a... quella del Team Galassia. Non mi viene in mente il nome. Uno dei generali, comunque. Ha ammansito Clevor, il re delle foreste, no? Sì, sono io. Sei strafamoso! Sei su tutti i giornali. C'è persino chi ti teme perché ha osato domare uno dei favoriti del sommo sinno. Ah, che distratta. Io sono Maru. Sono capitano del Team Diamante, nonché premiata conciatrice. Quindi non fa parte del Team Galassia, è del Team Diamante. Caperrucca, devo correre a parlare con Soran. Ci si vede. Cioè, dobbiamo seguirla? Non mi pare che mi ha chiesto di seguirla. Ma lo farò lo stesso. Ma sapete cosa? Io vi dico che per questo video è tutto. Abbiamo già affrontato Clevor in questo episodio, penso che sia abbastanza. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video e seguitemi anche su Twitter, trovate il link in descrizione. Dal prossimo video riprenderemo da qui, dalla richiesta di Maru. Ma per oggi è tutto, io vi saluto, ciao!